Eccellenza, mi recco a premura di comunicarvi che il Santo Padre ha nominato vescovo di San Benedetto del Tronto e Padanzone Montalto, Sua Eccellenza Monsignor Giampiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno, unendo le due sedi in persona e vescovo. Desidero in questa occasione rivolgervi i miei più profondi e cordiali sentimenti di gratitudine per quanto da lei svolto in quanto pastore per la comunità che è in San Benedetto del Tronto e Padanzone Montalto, per il costante impegno e la dedizione profusi ad immagine di Cristo buon pastore, con un'attenzione particolare alle situazioni più delicate e complesse. Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con assenza e distinto ossequio dell'eccellenza vostra Altissimo Emil Paolo Cardinale Cervi, nunzio apostolico. Il sommo pontefice Francesco, Papa per Divina Provvidenza, nomina amministratore apostolico di detta Chiesa da oggi e finché il suo prescelto successore comprenderà possesso canonico della diocesi, lo stesso eccellentissimo Monsignor Carlo Bresciani, e gli attribuisce le facoltà e le responsabilità che spettano al vescovo diocesano a norma dei sacri canoni, prestando particolare attenzione a quanto è disposto dal numero 244 del direttorio per il ministero pastorale dei vescovi apostolorum successores, nonostante qualsiasi disposizione contraria, dato a Roma dalla sede del castello dei vescovi il 2 maggio 2024, Robert Francis, cardinale Primus, prefetto. Cosa le lascia questi 10 anni a San Benedetto sul territorio? Tantissimi e bellissimi ricordi di una vita molto ricca, di una diocesi molto ricca di vita di fede, di una diocesi che attraversa i tempi che sono quelli di oggi, ma che comunque sta inserendosi bene nel territorio, sta continuando ad annunciare la parola di Dio e distribuire la sua presenza. Un bel momento, sì, esatto, di vita ecclesiale, dove anche il passaggio delle persone dice una cosa fondamentale, che la Chiesa resta e nostro Signore resta. La Chiesa si fonda sulla collaborazione nostra, ma sulla presenza di Cristo, e questa è la nostra forza.